No, intanto è stato casuale, per cui non ero al seguito, è stato casuale, come tutti i giornalisti, casualmente uno può inciampare in una notizia. La cosa importante dell'11 aprile del 2006 è che dopo 43 anni di latitanza lo Stato metteva le mani su quello che era il reggente di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano. 43 anni di latitanza, cioè 43 anni di un Pazzesco. uomo formato. È una cosa pazzesca che lo Stato non poteva ancora subire questo affronto di un uomo che continuava a scappare e essere favorito anche nella sua Io fuga. però voglio L'11 sapere adesso aprile. di te, cioè dimmi tu che emozione hai vissuto in quel momento, no? Beh, una Beh, grande sei emozione in una perché. situazione in cui si sta facendo un pezzo di quella storia, un pezzo importante. È stato emozionante, non solo raccontare la storia in quel momento in diretta, lavoravo all'epoca per l'ANSA, e raccontarla in diretta, raccontare con dei tech di agenzia in tempo reale quello che accadeva, ma soprattutto è stato bello per una testata giornalistica avere in tempo reale una Certo. notizia del genere, ma raccontare soprattutto in tempo reale l'emozione di un gruppo di uomini dello Stato, ed erano i poliziotti del Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile di Che Palermo, dopo tutti della quegli anni Questura di di Palermo, che latitanza erano mettono le mani emozionati, su le Provenzano, immagino, mani su insomma. Provenzano, su questo uomo che l'abbiamo cercato dappertutto, nel senso giornalisticamente, Certo. investigativamente, dall'Italia a Marsiglia, in giro per il mondo. A Marsiglia si è andato anche a operare nel corso della sua latitanza. Ecco, quando ce lo siamo trovati e l'hanno visto là davanti, era così come ce lo siamo sempre Pazzesco. aspettati, Voglio perché non sentire esisteva una sua anche da foto. Tiziana, no? Voglio un ricordo personale. Penso agli anni.